Emendamento approvato in regione, no alla centrale a biomasse. Tenta di violentare la cognata, arrestato 36enne. Eboli, agricoltori in rivolta. Napoli candidato a sindaco, l'annuncio di Landolfi. Cilentana, sopralluogo di De Luca. Eboli, fa tappa il camper della salute. Battipaglia, nasce il club Forza Silvio. Approvato un emendamento alla legge di stabilità 2016 che di fatto blocca l'inceneritore a Sorvella Sabatella, no biomassa. La Regione Campania recepisce le istanze del sindaco di Capaccio, Italo Vozza. In una nota diffusa dal comune di Capaccio si evince: un giorno importante per i cittadini del territorio di Capaccio Pestum, per il futuro e la salvaguardia delle sue risorse ambientali e naturalistiche. Dopo mesi di proteste della cittadinanza e dopo tante iniziative portate avanti, il risultato che tutti attendevano da tempo è arrivato. Il sindaco Italo Vozza ha vinto la sua battaglia in difesa del suo territorio e della popolazione che ha l'onore e l'onere di rappresentare. Le attività burocratiche e normative intraprese, nonché i contatti politici ed istituzionali perseguiti in questi ultimi mesi, hanno dato i frutti sperati. Il sindaco Vozza dichiara: «Sono molto felice per la mia terra e la mia gente. Questa è la testimonianza del nostro impegno e del nostro lavoro quotidiano. Il risultato finale è un traguardo da condividere con tutti quanti si sono impegnati fin dal primo giorno in questa battaglia. Oggi possiamo guardare con grande ottimismo al futuro della nostra cittadina». Se rivuoi il cellulare devi fare sesso con me. La minaccia di Mario Pesce, 36 anni, pregiudicato, era diretta alla cognata. Quando la donna ha rifiutato, Pesce ha preso un coltello, colpendo 4 volte la ragazza marocchina. 2 fendenti alle braccia, 2 alle gambe. È stato arrestato. La donna è finita in ospedale. L'episodio di violenza è avvenuto alle spalle della chiesa di San Bartolomeo ad Eboli. Medicata, è stata dimessa. Prima di raggiungere l'ospedale, i medici hanno telefonato ai carabinieri di Eboli. Gli uomini del capitano Cisternino si sono precipitati in casa di Pesce. Il pregiudicato ha negato l'aggressione e le coltellate, ma aveva i vestiti ancora sporchi di sangue, aveva il coltello nel lavello. Pesce è accusato di estorsione a sfondo sessuale e lesioni personali. Il sostituto di turno ha autorizzato il trasferimento del pregiudicato in carcere. Io non sto impedendo niente, le serre vanno costruite a norma di legge, le proteste e le interrogazioni parlamentari non mi preoccupano. Così Vito Busillo, presidente del consorzio di bonifica Destra Sele, risponde alle polemiche che da 3 mesi lo tengono sulla graticola. Accusato da un gruppo di agricoltori di Santa Cecilia di aver bloccato l'installazione di nuove serre, Busillo si schermisce con un principio di legalità. C'è una nuova normativa, basta rispettarla. Nuove serre, agricoltura intensiva, prodotti sul mercato. Le proteste degli agricoltori proseguono. Oggi arriverà la risposta del mondo politico. A farsi portavoce degli agricoltori sarà Pasquale Infante, capogruppo del PD. Con una delibera del 21 dicembre scorso, il consorzio di bonifica ha bloccato la realizzazione di impianti serricoli, tarpando così le ali all'agricoltura nella Piana del Sele. Vincenzo Napoli sarà il nostro candidato sindaco alle prossime amministrative che interesseranno il comune di Salerno. Ad annunciarlo è stato il segretario provinciale del PD Nicola Landolfi, a conclusione della direzione provinciale PD che si è svolta ieri a Salerno. Ci presenteremo, sottolinea Landolfi, con le liste di programma come al solito, quindi non con la lista del PD e in un ambito di coalizione. Il nome di Vincenzo Napoli è stato accolto alla unanimità dall'intera assemblea. I lavori sulla strada provinciale 430 Cilentana, la più importante arteria di collegamento tra il nord e il sud della provincia salernitana, interrotta da oltre 2 anni e mezzo a causa di un movimento franoso, sono iniziati già da alcuni giorni. Oggi la benedizione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che dopo aver sbloccato nei giorni scorsi un finanziamento di circa 8 milioni di euro per garantire l'intervento, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere. Hanno partecipato anche il presidente della provincia, Giuseppe Canfora, il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Paolo Imparato, il sindaco di Agropoli, Franco Alfieri, ed altri amministratori locali. Il cronoprogramma dei lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Castaldo S.P.A. di Napoli, prevede il completamento dell'intervento entro 150 giorni.
Questo significa che l'importante arteria, chiusa dal febbraio 2014, potrebbe essere riaperta definitivamente, intoppi permettendo, per la fine dell'estate prossima. Domani, dalle 9.30 alle 13.30 in Piazza della Repubblica ad Eboli, farà tappa il Camper della Salute, un progetto sulla prevenzione delle ITS negli adolescenti. All'interno del camper vi sarà la presenza di due dermatologi ed una psicologa. Questa è un'iniziativa che avviene in un ambito di un progetto molto più ampio che coinvolge la Regione Campania ed è diretto dal professor Mario Delfino della Università Federico II di Napoli. Nello specifico, questa iniziativa vuole rivolgersi, viene chiamato camper della vicinanza, in qualche maniera avvicinare i giovani per poter raccogliere anche informazioni relative alla statistica delle malattie sessualmente trasmesse e anche dare delle informazioni corrette sugli atteggiamenti preventivi da adottare. A noi farebbe piacere che in concomitanza con questo tipo di attività arrivassero ai giovani informazioni che riguardino gli aspetti più globali dell'affettività e non solo la prevenzione pure semplice con i mezzi meccanici di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, in quanto il fenomeno è un fenomeno molto più importante che non si può risolvere solo ed esclusivamente con una norma sicuramente utile come quella dell'uso dei profilattici, per esempio, che viene invocata e viene suggerita normalmente, ma anche con qualche informazione più adeguata per quanto riguarda le norme dell'affettività, l'educazione all'affettività. E questo possiamo provare a essere utili dando delle informazioni corrette con l'aiuto sia di specialisti in dermatologia sia con l'aiuto di laureati in psicologia che sono stati coinvolti dalla Regione Campania in questo tipo di progetto. Martedì alle 11 a Battipaglia in via De Divitis si terrà la conferenza stampa di presentazione del Club Forza Silvio Battipaglia. La presidente Stefania Greco illustrerà il programma del Club Forza Silvio e il direttivo sociale. Parteciperanno anche il dottor Antonio Roscia del Club Forza Silvio Salerno e il dottor Giuseppe D'Aiutolo del Club Forza Silvio Montecorvino Rovella. Forza Silvio cresce da Salerno alla provincia, facendo rete e rafforzando i comuni sentimenti di sostegno al presidente Berlusconi per un rinnovamento di Forza Italia.